Vittorio De Angelis, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio, figlio di Mallio e nipote di Gualtiero, inizia la sua carriera di doppiatore soltanto all'età di 21 anni. Può dirci se questo ritardo dipende dal suo desiderio di rompere con la tradizione di famiglia legata al doppiaggio o se c'erano resistenze da parte di suo padre? No, 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 insomma sì è vero, ho iniziato non da bambino come la maggior parte dei miei colleghi hanno fatto. Ho iniziato dopo aver preso la maturità scientifica, in quanto mio padre era assolutamente contrario a attività lavorative che escludessero gli studi, perciò mi sono ritrovato ad affrontare dopo gli studi il servizio militare. E dopo il servizio militare ho deciso di seguire le orme di mio nonno e di mio papà, anche perché insomma erano abbastanza, insomma, delle orme abbastanza importanti, in quanto accompagnavano tutta la giornata accendendo la televisione. Io sentivo continuamente mio nonno e mio padre con Starsky, Starschiaccia, che era all'epoca era forse la trasmissione, la serie di telefilm più seguita. E mio nonno all'epoca doppiava tutti i più grandi attori del cinema americano, Cary Grant, James Stewart, quindi inevitabilmente mi sono ritrovato a seguire le orme di papà e di nonno e ho iniziato piano piano, appunto all'età di 21 anni, nonostante appunto il parere contrario di mio padre che diceva: ma no, lascia perdere, questo è un mestiere complicato, non ha futuro, non c'è, non troverai uno sbocco, è difficile, io ho faticato tantissimo. Però piano piano mi sono ritrovato, adesso sono quasi 30 anni che faccio questo mestiere e sono contento. Le resistenze da parte di mio papà ci sono state, indubbiamente. Mio nonno è venuto a mancare proprio quando io stavo per iniziare. Speriamo che abbia Dall'alto. gradito dall'alto questa E mia scelta. che ricordi ha di Gualtiero come nonno e come poeta? Come poeta. Che ricordo? Io ho un ricordo meraviglioso di mio nonno, in quanto mi sono ritrovato a vivere con lui per 3 anni, perché i miei si erano separati per 3 anni. E ho vissuto proprio accanto, io l'ho vissuto come una specie di secondo padre. Ho un ricordo di un uomo meraviglioso, buonissimo, generosissimo, molto, molto scrupoloso, molto attento verso veramente tutti. Adesso non è che sto facendo la storia di un santo, ma era veramente un uomo veramente buono. E come poeta lui aveva questo hobby di scrivere stornelli romaneschi. Gli piaceva tantissimo e ha pubblicato anche diversi libri. Mi ricordo un libro di poesie tutte scritte e dedicate ai parenti, non solo anche ai parenti, anche al mondo del doppiaggio, che si chiama Cose mie. L'ha pubblicato e mi ricordo ci fu una presentazione, lui era molto orgoglioso di questa cosa. E devo dire, scriveva anche bene. In rima, avevo un talento, insomma. Un altro lato artistico oltre a quello della recitazione. Sì. E non è usuale andare al cinema appunto con il nipote della voce di James Stewart. Per i tanti visitatori del nostro sito, le chiediamo, quando andava al cinema con qualche amico e le capitava di sentire la voce di suo nonno, lei evidenziava la straordinaria particolarità di questa voce e che reazioni suscitava tra il pubblico, tra i suoi amici, tra le persone che l'accompagnavano al cinema? Evidenziava no, perché io sono abbastanza schivo, abbastanza riservato, però insomma riconoscevo ed era insomma mio padre e mio nonno aveva un timbro di voce, devo dire, abbastanza unico, era veramente inimitabile. E gli amici mi dicevano: ah, ma è tuo nonno, ma che voce meravigliosa, ma che bravo imitatore, perché all'epoca si considerava il doppiaggio come una sorta di imitazione della voce originale dell'attore americano. E io dicevo: no, non è un imitatore, è un attore, un semplice attore che presta la sua voce appunto a James Stewart, a Cary Grant, a tutti gli altri. Però devo dire la reazione era incredibile. Io ricordo una volta uscii con dei miei coetanei e gente che non conoscevo. A un certo punto il discorso uscì sul mestiere di mio padre, di mio nonno.
appena venne fuori che la voce di mio nonno era la voce di James Stewart, la voce italiana di James Stewart, Cary Grant, successe il finimondo, mi ricordo, mi è rimasta impressa questa cosa, perché non ci posso credere, è la voce, soprattutto un attore conosciuto, Riccardo Rossi, non il doppiatore, proprio il comico italiano, rimasi sconvolto, si alzò, cominciò a urlare al ristorante, qui c'è il nipote di Gualtiero De Angelis, fu molto, un episodio molto divertente. E quando andava al cinema invece sentiva la voce di suo padre, altro affermato doppiatore di tanti divi hollywoodiani. Cosa succedeva invece quando sentiva la voce di suo padre? Beh, sicuramente la stessa emozione, se non di più, appunto, trattandosi di mio padre. A volte io mi immedesimavo appunto nel film, entravo e vedevo mio padre traslato nei personaggi, e se il personaggio finiva male io cominciavo a emozionarmi e cominciavo a piangere perché vedevo mio padre. Una cosa del genere mi è successa nel film Always, regia di Steven Spielberg, dove lui prestava la voce a Richard Dreyfuss, che finisce, insomma, è una storia abbastanza triste, parla di questa persona che non c'è più, e io avevo dentro, pensavo a mio padre appunto, che l'immedesimazione, sì, esatto, mi immedesimavo in quello che accadeva nel film. Certo, sono sensazioni particolari per chi ha dei parenti appunto che prestano la voce in tante situazioni nei film. Forse la bravura è proprio quella di non far, esatto, capire che il film appunto sia doppiato, ma, esatto, nell'immedesimazione del personaggio. Esatto, io mi ricordo, concludo rapidamente, durante la visione di Always, era una visione privata, finito il film io ero completamente in lacrime e tutti mi dicevano: coraggio, forza, non è successo niente, non è tuo padre nel film. Va bene. E lei appunto, grazie a questa eredità, diciamo, vocale che è stata trasmessa di generazione in generazione, ha avuto l'opportunità di conoscere, di lavorare con i grandi doppiatori e le grandi doppiatrici del passato. Quali erano quelli che più la coinvolgevano emotivamente, sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista umano, quando poi li frequentava nelle sale del doppiaggio? Certo, io ho avuto la fortuna, essendo figlio appunto e nipote, di conoscere tutti i più grandi e anche di frequentarli nella vita privata. Pino Locchi, Cesare Barbetti, Ferruccio Amendola sono stati compagni non solo di lavoro, ma anche di viaggi, di tante vacanze estive, invernali, meravigliosi, perciò ho avuto modo di conoscere bene questi che io chiamo mostri sacri della recitazione, del doppiaggio. E per quanto riguarda sul lavoro, io avevo un particolare affetto per una persona che ci ha lasciato 5 anni fa circa, che è Cesare Barbetti, un grande maestro, forse il più grande doppiatore italiano insieme a Peppino Rinaldi per quanto mi riguarda. E lui mi seguì, proprio mi ha accompagnato durante la formazione professionale, a parte mio padre che mi dava, però appunto escludendo mio padre, mi ha dato tantissimi consigli ed è stato un maestro molto severo, molto serio, e devo dire che i suoi insegnamenti mi sono serviti a tanto, veramente tanto. Claro. E attualmente tra quelli viventi volevo ricordare anche Giorgio Lopez, che io reputo uno dei più grandi attori brillanti del nostro panorama, e anche lui è veramente un grande maestro. E suo nonno non si è mai dedicato, se non sporadicamente, alla direzione del doppiaggio, mentre suo padre si è dedicato a questa attività di direttore con più attenzione e costanza. Lei attualmente ricopre entrambi i ruoli, sia quello vocale che di direttore, aggiungere anche poi di dialoghista, ma ne parleremo. E qualora fosse costretto, sceglierebbe il ruolo di doppiatore o quello di direttore, e per quale motivo? Sicuramente quello di doppiatore, perché a me piacciono le sfide e ogni giorno affrontare il leggio è una sfida nuova, è una sfida diversa, che ti dà una carica di adrenalina. Per carità, anche il ruolo del direttore di doppiaggio è molto, molto nobile, è bello, però secondo me, per quanto mi riguarda, andare al leggio e recitare è la cosa più eccitante che ci possa essere, per come la vedo io.
il ruolo del direttore è importantissimo, è fondamentale per la riuscita di un prodotto. Però ecco, lei mi ha chiesto cosa preferisco. Preferisco andare al leggio e interpretare un film, un personaggio. Suo padre è un professionista molto apprezzato e amato dai giovani doppiatori, ma anche dai giovani spettatori. Nei primi momenti della sua carriera, lei avvertiva una responsabilità maggiore quando era diretto in sala da Manlio stesso. Assolutamente, perché mi vedevano tutti come un raccomandato e in effetti lo sono stato abbastanza per i primi tempi, per i primi mesi, perché effettivamente ero suo figlio, venivo chiamato a fare le parti più piccole e mi trovavo davanti agli altri leggermente in imbarazzo nel dire ecco vedi il figlio perché lo chiama. Poi però hanno cominciato anche a chiamarmi gli altri, i colleghi di mio papà e piano piano questa cosa è scemata perché ho cominciato ad acquisire, insomma, ad avere la consapevolezza che potevo fare questo mestiere, perché molti ci hanno provato, parlo di molti figli, ma non tutti sono andati avanti. E poi piano piano, ormai sono 30 anni, mio papà, insomma, è un bel pezzo che non mi chiama, perciò. E come si poneva Manlio all'epoca nei suoi confronti quando la dirigeva? Beh, sicuramente come un padre che vuole insegnare al proprio figlio il mestiere, ed era puntiglioso nelle indicazioni. Non credo che fosse imbarazzato assolutamente, se no non mi avrebbe chiamato. Però era abbastanza severo con me e con mia sorella, Altra naturalmente, e ha fatto affermatissima sicuramente doppiatrice, doppiatrice, esatto. assolutamente. E gli altri direttori, Sì. visto che appunto cominciarono poi a chiamarla, oltre a suo padre, Sì. al leggio, avevano qualche occhio di riguardo invece o qualche timore riverenziale nei suoi confronti, essendo appunto figlio di cotanto padre e nipote di Questo non lo cotanto so, nonno? questo non lo so, timore reverenziale non credo. Sicuramente mi vedevano come il figlio di Manlio De Angelis, però no, non ho mai incontrato, non ho mai avuto strani comportamenti da parte degli altri direttori. Se dovevano dirmi qualcosa, non si facevano remore e andavano avanti per la loro strada. Mi dicevano, mi correggevano se andavo bene, mi facevano i complimenti oppure mi dicevano no, me la facevano rifare senza pensare che io ero il figlio di Vittorio D'Angelo, anche perché alla fine il risultato poi è quello e da lì Conta ciò non che si si sente, esce, chiaro, sì. esatto, non Un amico del se ne esce. doppiaggio, Gerardo Di Cola, afferma che è facile entrare nel mondo del doppiaggio se si è figli di doppiatori. Ma non si arriva ai vertici se non si è bravi, appunto, ciò che dicevamo, conta poi la qualità in cuffia, il suono. E, dopo aver commentato questa affermazione, può dirci se lei si sente arrivato ai vertici dell'organizzazione in cui opera, il CDC Cefit Group, che suo nonno ha contribuito a fondare nel 1944? Eh sì, 44, tanti anni fa. Ecco, come dicevo prima, se non si ha un minimo di talento, di stoffa, uno non arriva a fare una carriera. E per quanto riguarda i vertici, io cerco di migliorarmi sempre di più. La carriera adesso, insomma, sono a metà perché ormai ho 50 anni, perciò, insomma, non sono più un bambino. E niente, spero un giorno di arrivare. Comunque sì, mi sento soddisfatto di tutto quello che ho fatto. Certo, uno non è mai soddisfatto, uno vuole sempre fare di più, vuole sempre avere più opportunità. Speriamo, risponderemo fra 20 anni, se ci sarò ancora. E dopo quindi questo piccolo tuffo nel Sì. passato e nelle sue origini, vorremmo adesso analizzare alcune interpretazioni memorabili che hanno contraddistinto sia la sua carriera vocale sia la sua carriera di direzione e di dialoghista. Partirei allora proprio dal punto di vista vocale da un'interpretazione difficile, quale quella del dottor Lawrence Gordon, prima vittima dell'horror claustrofobico Solo Enigmista del 2004, che ha poi dato vita a una lunga saga, e in questo primo titolo era diretto al doppiaggio da Francesco Pannofino. Cosa ricorda di questa interpretazione? Ricordo il film, fu sicuramente una novità per il panorama cinematografico mondiale. Era abbastanza crudo, abbastanza violento. Ricordo delle urla incredibili che ho fatto dal primo all'ultimo anello. E ricordo la direzione di un carissimo collega, Francesco Pannofino, che adesso è impegnato
più come attore che come direttore di doppiaggio, molto severo, molto pragmatico, però molto efficace, perché poi alla fine il risultato è stato, secondo me, egregio. E il film ebbe molto successo, fu un'idea, mi ricordo che fu scritto e interpretato poi anche da Fabrizio Manfredi, che era l'altro personaggio, da un ragazzo, e mi ricordo, fu prodotto con pochissimi soldi ed ebbe un successo mondiale clamoroso, tant'è vero che adesso, se non sbaglio, sono arrivati a fare la settima edizione, giusto? So Anche in 3D. anche in 3D, ecco. E noi doppiandolo, nonostante appunto fosse molto violento, avevamo l'impressione di trovarci davanti a una nuova era. Secondo me ha dato proprio l'inizio a un certo filone, a un certo tipo di film. So 1 è stato proprio l'antesignano di tanti poi film che sono seguiti durante questi anni. Un film di rottura, Un film di rottura, esatto. completamente diverso invece nella sua interpretazione di Billy Crudup in Big Fish, Sì, quindi un film. totalmente diverso genere, ma altrettanto apprezzato dal pubblico. Sì, la regia di Tim Burton, un regista che io adoro. Un regista fantastico. E lì ho avuto la fortuna di vincere un provino con un maestro, io lo reputo un maestro, Filippo Ottoni, direttore, adattatore. Ebbi questa fortuna, appunto, poi di essere diretto da Filippo, e niente, mentre doppiavo io mi rendevo conto di doppiare un film, di doppiare un capolavoro, quale è stato secondo me Big Fish. Di una poesia, una favola meravigliosa, un quadro con tutti i colori, una specie di Van Gogh, perché Burton, secondo me, è un pittore, cioè proprio i suoi film sono, non so, mi sembra di vedere dei quadri di Van Gogh, più o meno. E niente, fui contentissimo, mi ricordo ero all'estero, mi comunicarono l'esito del provino. E feci questa parte di questo figlio che accompagna piano piano il padre all'aldilà. E passando invece dal cinema alla Sì, televisione, sì. vorremmo qui approfondire due ruoli importanti, ma forse diversi tra loro, per quanto amatissimi anche questi dal pubblico: Joe Tribbiani in Friends e Wayne Rigsby in The Mentalist, quindi il passato, diciamo, e il presente sul fronte delle serie televisive. Cosa ricorda di Joe Tribbiani in Friends e com'è doppiare Wayne Rigsby in The Mentalist, che tra l'altro adesso è a breve in arrivo la quarta stagione, La quindi quarta stagione, siamo ancora esatto. in corso d'opera. Sì. Beh, per quanto riguarda Joe Tribbiani, io devo molto a questo personaggio, quasi tutta, tra virgolette, la mia fama come doppiatore la devo a questo personaggio che ha, devo dire, spopolato, perché tant'è vero ha avuto talmente successo, proprio parlo a livello, a parte Friends, che è stata una serie incredibile, ma come personaggio hanno deciso di fare poi uno spin-off chiamato Joy, perché diciamo, avevano pensato che fosse il personaggio che piaceva di più al pubblico. E niente, io devo tantissimo al direttore che scelse la mia voce per interpretare Joe Tribbiani, che era Sergio Di Stefano, che ci ha lasciato purtroppo l'altro anno improvvisamente. È stato un dolore terribile per quanto mi riguarda. E niente, 10 anni di Friends sono stati 10 anni meravigliosi, perché ci siamo divertiti tantissimo nel doppiare questa serie. Poi non si doppiava in colonna separata, quindi era No, perciò ci un trovavamo momento di. con Simone Mori, Massimo D'Ambrosis a ridere, perché noi ridevamo anche noi come pazzi, guardando, perché era scritta da dei fenomeni. I sceneggiatori di Friends, devo dire, hanno fatto un lavoro incredibile. Per quanto riguarda The Mentalist, più o meno io trovo una certa similitudine tra i due personaggi. Sono tutti e due disincantati, soprattutto Joy, rispetto a Wayne, a Rigsby. Però sono tutti e due molto così allegri, semplici, molto spontanei, sinceri. E devo dire che mi piace molto interpretare questo tipo di personaggi.
Anche perché forse, non so, forse mi ci identifico anch'io un po'. Personaggi leggeri, ma appunto proprio per questa loro Esatto. leggerezza di vivere le varie situazioni, sono anche amati dal pubblico perché forse si immedesimano in questa loro anche semplicità, Probabilmente, ecco, nella loro esatto, naturalezza naturalezza, spontaneità. di affrontare le cose. Appunto, sempre Esattamente. rimanendo in un'ottica a 360 gradi, dopo il cinema e la televisione, vorremmo fare un salto nell'animazione. E Sì. inizierei proprio dal fronte degli anime, quindi l'animazione giapponese, dove lei ha doppiato il personaggio di Toki in Ken il guerriero, la trilogia, La leggenda della città stregata. Com'è stato affrontare una pesante eredità come quella di riportare sullo schermo un anime così amato dal pubblico, ma con un doppiaggio totalmente diverso da quello storico della serie degli anni 80 e a molti anni di distanza Dal doppiaggio dalla precedente? messa in onda appunto Certo. precedente. Beh, è stata un'eredità abbastanza pesante perché sappiamo tutti il seguito che hanno gli anime, soprattutto qui in Italia. È stato un lavoro particolarmente, non difficile, però è stato un lavoro molto curato. Mi ricordo che a supervisionare il tutto c'era quello che io considero un amico, un caro amico, che è Giorgio Bassanelli, che devo dire ci ha aiutato molto a comprendere, ad entrare anche nel meccanismo di questi anime, perché, ripeto, hanno un seguito molto numeroso e anche molto appassionato. Perciò ci ha aiutato anche a capire come interpretare questi personaggi. E devo dire che poi il risultato è stato, secondo me, più che soddisfacente. Non mi ricordo. È stato un lavoro molto puntiglioso da parte di tutti, anche da parte della direttrice, che se non sbaglio era Serena Verdirosi. E assolutamente è importante anche per un doppiatore avere questa opportunità, doppiare anime, doppiare anche film d'animazione, cartoni, Affrontare tutti i campi affrontare tutti i della campi. recitazione. Appunto, Esattamente. sempre rimanendo nell'animazione, forse nell'animazione più classica, nel 1990 lei ha doppiato un film della Disney che è rimasto nel cuore degli spettatori, specialmente quelli della mia generazione, La Sirenetta, nel quale doppiava il principe Eric. Che ricordo ha di quest'altra esperienza nel campo dell'animazione? Beh, della Sirenetta ho un ricordo particolare, sono particolarmente legato. Oltre a Joy, diciamo, c'è il personaggio del principe Eric, che sono proprio nel mio cuore, perché ha segnato una svolta nella mia carriera, in quanto era il 1990, appunto, come lei ha appena detto, e io facevo piccoli ruoli, facevo brusii, come più o meno tutti abbiamo iniziato, no? A fare piccoli ruoli. E mio padre si trovava appunto a dirigere questo film della Walt Disney e non si riusciva a trovare, facevano provini su provini, la voce giusta per questo ragazzo, per questo principe Eric. Un giorno è venuto a casa e dice: "Senti, Vittorio, ma lo puoi fare? Provino una parte grossa, tu sei abituato a ruoli piccoli, facciamo questo provino, tanto vediamo, lo sceglieranno negli Stati Uniti, perché così era all'epoca, adesso magari le cose sono cambiate." Dopo un po', dopo una settimana, mio padre tornò con un telegramma con scritto: "Vittorio De Angelis is good, thank you, bye." Io rimasi sconvolto da questa notizia, ho vinto il mio primo provino e lì, diciamo, è stata la scintilla che mi ha dato appunto la consapevolezza che potevo continuare con questa carriera. E doppiare quel film è stato bellissimo, tra le altre cose. Ci sono state anche delle scene cantate nel secondo, La Sirenetta 2, dove mi sono trovato a cantare anche delle strofe. Ritorna quel lato Però bellissimo, è artistico. stata veramente un'esperienza molto molto bella. E ritorna forse quel lato artistico che ha ereditato da suo nonno. Se suo nonno si cimentava con la poesia, lei ha avuto modo di cimentarsi con il canto. Ma lei Esatto. non è solamente doppiatore, ma è anche direttore e dialoghista, da Crank a Punisher Zona di Guerra e a tantissimi titoli, soprattutto anche molto recenti. Qual è il lavoro più significativo che ritiene di aver fatto in qualità di dialoghista e quello in qualità di direttore del doppiaggio, augurandoci che siano due titoli diversi? Sì. Beh, spesso uno si trova ad adattare e a dirigere
un film, adesso spesso si usa fare così, una volta c'era veniva dato il film in adattamento a una determinata persona, poi veniva dato al direttore, adesso si usa le case che preferiscono affidare tutto a una sola persona, sia l'adattamento che la direzione. Per quanto riguarda l'adattamento, io posso dire che mi sono trovato ad affrontare recentemente l'ultimo film di Robert Redford che si chiama The Conspirator, che è uscito nel giugno del 2011 ed è stato un lavoro a livello di adattamento molto particolare, perché trattandosi di un film storico parlava dell'assassinio del presidente Lincoln. Mi sono dovuto documentare perché essendo un film storico non si poteva assolutamente sbagliare nulla, assolutamente nulla. E bisognava anche usare un certo tipo di linguaggio, un linguaggio dell'epoca. E devo dire il risultato, insomma, ho riscontrato diversi consensi. È andato piuttosto bene e di quello ne sono orgoglioso. Per quanto riguarda invece la direzione, io ricordo con piacere un film di circa 3 anni fa che si chiama L'ospite inatteso, che è stato candidato l'Oscar per la migliore interpretazione maschile, che è per l'attore Richard Jenkins, che era il protagonista, e lì come direzione mi sono ritrovato a dirigere un film che parlava sul problema dell'immigrazione negli Stati Uniti. Non è stato facile perché abbiamo dovuto dare delle connotazioni di accenti magrebini, siriani, sia marocchini sia siriani, a degli attori italiani, perché avevo scelto io, di comune accordo con la casa di produzione, di non chiamare attori siriani ma attori italiani, facendoli recitare con accento magrebino, e lì il lavoro è stato una doppia sfida, oltre a quella classica del leggio. Esatto, è stato piuttosto impegnativo, però insomma è andata bene e lì sono stato molto contento. Perciò L'ospite inatteso per quanto riguarda le direzioni e per quanto riguarda l'adattamento Conspirator di Robert Redford. Allora Vittorio, noi la ringraziamo di questa opportunità che ci ha dato di scoprire come lavora, come ha lavorato, cosa c'è dietro il doppiaggio. Non c'è solo una voce, ma c'è tutto un mondo, c'è un mondo di cultura, ecco appunto, ci teniamo sempre a ricordarlo. E da ultimo le chiediamo di mandare un saluto a tutti gli utenti del mondo dei doppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Bene, io saluto tutti voi e mi raccomando, questo è un portale molto molto serio e fatto da gente professionista. Complimenti a loro e complimenti a voi che visiterete questo sito.